Buongiorno e benvenuti a tutti e a tutte. È un vero piacere ritrovarvi dopo un anno in cui sono successe tante cose. Dopo la scorsa edizione abbiamo avuto tanti feedback positivi, soprattutto da giovani spettatrici che ci hanno chiesto di focalizzarci sul loro futuro. E proprio per questo l'edizione di oggi è incentrata sulla celebrazione dei talenti delle giovani matematiche, delle matematiche e sui traguardi che hanno raggiunto. In questo evento vogliamo fornire aspirazioni e prospettive alle giovani che pensano di scegliere la matematica come la disciplina del loro studio o come la loro professione. È proprio per questo che adesso passo la parola al professor Cannarsa, presidente dell'Unione, che ci porta il saluto di tutta la comunità matematica. Grazie Chiara e benvenute e benvenuti a questa festa delle donne matematiche che ormai sta entrando nella tradizione dell'Unione Matematica Italiana. Io sono qui per portarvi il saluto della Commissione Scientifica dell'UMI, dell'Ufficio di Presidenza e soprattutto per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. In primis, lasciatemi ringraziare la Ministra Bonetti per il continuo supporto a questo tipo di azione e anche per il suo interesse a varie questioni che riguardano la matematica e i matematici italiani. E questo è stato un anno in cui il processo di crescita è continuato all'interno dell'UMI, in particolare l'attenzione riguardo l'equilibrio di genere, l'importanza di preservarlo, di ottenerlo come effetto di un'azione continua. E io sono molto grato in questo anche al nostro Comitato Pari Opportunità che ci ha accompagnato un po' tutti verso una comprensione, diciamo, più profonda di quella che era le emergenze nelle quali abbiamo operato. Siamo dal punto di vista dell'UMI alla fine di un triennio, quindi ci sono le elezioni, tra un po' si avranno i risultati, cambierà buona parte della governance, ma io sono convinto che, diciamo, questa azione continuerà. Tra l'altro, appunto, sono rimaste in sospeso vari discorsi interessanti. Ricordo, Chiara ricorderà con me un discorso interessante che avevamo intrapreso sul peso della continuità nella continuità della produzione scientifica, nella valutazione dei curricula. Insomma, ci stanno ancora tante cose da fare, ma diciamo non è questo il momento per parlarne. Io voglio però cogliere l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, in particolare a questo tipo di azione dell'UMI in questi anni, oltre al Comitato Pari Opportunità, che ringrazio tramite Chiara, anche il Comitato Comunicazione che è intervenuto in tantissime occasioni, e lasciatemi ringraziare tutto l'Ufficio di Presidenza dell'UMI che è sempre stato molto attento anche a queste questioni. E adesso, come voi, sono curiosissimo di andare a seguire tutto il resto. Buona giornata. Sono io che ringrazio te, Piermarco, per essere intervenuto a testimoniare ancora una volta l'interesse e l'impegno di tutta l'Unione Matematica per la causa delle donne matematiche. E adesso è un vero piacere dare il benvenuto alla ministra Bonetti, alla collega Bonetti, che evidentemente l'anno scorso non abbiamo trattato troppo male se ha gentilmente accettato di intervenire anche quest'anno alla nostra festa. Prego, Elena, grazie. Grazie, grazie alla professoressa De Fabrizi, al professor Cannassa, a tutta la comunità dell'UMI e di MadMath. No, non sono stata trattata male, poi insomma diciamo che per due motivi non potevo mancare. Uno perché comunque essendo una matematica e socia dell'UMI avrei comunque partecipato e ascoltato. E due perché in realtà da ministra delle pari opportunità, ve lo dico con quella anche confidenza che ci si può permettere insomma anche davvero tra colleghi e in un contesto anche molto confidenziale, mi sono resa conto di quanto la matematica possa essere uno strumento del raggiungimento delle pari opportunità per le donne nel nostro paese e quindi di quale grande responsabilità abbiamo e di cui dobbiamo assumere davvero piena contezza per poi mettere in campo azioni
fattive in questa direzione. E quindi iniziative come questa credo che possano non solo rappresentare per la comunità matematica una occasione estremamente importante per portare ad emersione il tema dei talenti, dell'eccellenza, ma del contributo anche femminile nell'ambito della matematica, ma come vi dicevo anche per acquisire invece un significato, un senso di prospettiva verso la promozione di politiche davvero inclusive e di liberazione delle energie femminili nel nostro paese. Parto sul primo pezzo, le donne nella matematica. Su questo non mi voglio dilungare perché è tutto, come dire, un pomeriggio per raccontarlo, e quindi volentieri, come dire, ascolterò convinta che sia però necessario. Quindi sono grata alla Commissione Pari Opportunità, al Lume per aver promosso questa occasione, sia necessario saper raccontare, e non soltanto, noi lo diciamo come matematici, non è solamente un tema di promuovere dei role model per le nuove generazioni. Credo che invece sia importante da matematici raccontare una matematica vissuta dall'esperienza del femminile, che poi vuol dire incarnata nella storia, nel vissuto di ciascuna di noi, di tutte le donne che ci hanno consegnato il percorso della ricerca che noi oggi siamo chiamati a dover portare avanti. E sapere intuire che c'è una specificità che è quella della storia di ciascuno e quindi anche dell'esperienza del vissuto della matematica possa aiutare ad arricchire la nostra comunità di matematici di quel linguaggio, di quello sguardo di prospettiva diversa che l'esperienza del femminile può portare avanti. E lo dico con grande come dire, chiarezza. Io penso che i matematici possano oggi, di fronte anche alla società, affermare che nella definizione della meritocrazia c'è la possibilità di disegnare dei criteri di meritocrazia che rendano ragione anche del fatto che c'è una esperienza di ricerca accademica vissuta diversamente dal maschile e dal femminile. Finché ci copriremo dietro per me è il grande fraintendimento, che ciò che è merito annulla le differenze, non saremo capaci di promuovere invece quei talenti e quelle specificità che ciascuno può portare nel proprio vissuto e anche nel proprio partecipare alla crescita e allo sviluppo della ricerca, in particolare la ricerca matematica. Allora, non è un caso, lo dicevamo con Chiara in uno degli incontri che avevamo delle telefonate, non è un caso, ad esempio, che durante il periodo del lockdown sono crollate le pubblicazioni indicizzate a prima firma femminile. E invece sono esplose quelle maschili. Allora, finché non sapremo intercettare dei criteri che valorizzino anche il merito di un vissuto accademico al femminile, non sapremo forse cogliere fino in fondo il portato anche di una scienza che vive della nostra umanità. E per vivere della nostra umanità devi vivere anche di un'umanità che è raccontata dalle storie delle donne. E questo vuol dire che il racconto della storia della matematica deve portare ad emersione i contributi delle tante straordinarie intelligenze e creatività matematiche al femminile che la nostra comunità ha saputo portare avanti, nazionale ed internazionale. E quindi questo credo che sia una responsabilità che l'Unione Matematica Italiana si può assumere e a beneficio non solo della matematica, ma di tutte le scienze. Perché o noi racconteremo o porteremo avanti una dimensione scientifica che intrinsecamente è inclusiva dell'esperienza femminile e che è luogo di realizzazione anche delle ambizioni femminili, o continueremo a promuovere una scienza che invece vive di quegli, paradossalmente, di quegli stereotipi che noi combattiamo, perché il metodo scientifico è un metodo che è per eccellenza contro ogni pregiudizio, ogni stereotipo, e che invece sono esattamente quegli elementi che discriminano dai primi anni di vita, e passo al secondo tema, l'accesso alle materie scientifiche da parte delle ragazze e dei ragazzi. Non è accettabile per la nostra comunità di matematici,
che l'Italia nelle indagini, diciamo, di ranking, insomma, di prestazione, di competenze sui giovani, indagini per esempio quelle PISA, dimostri che ci sia un gap di competenze di matematica di genere che è 3 volte il gap che c'è nella media dei paesi OCSE. E siccome noi sappiamo che la nostra scuola è una scuola qualificata nella formazione della matematica, anche se probabilmente dei correttivi vanno fatti, è bene il lavoro che fa dentro Alumi, anche la commissione dedicata in questa direzione. Noi sappiamo il valore, la qualità delle studentesse che abbiamo, quindi è evidente che quell'indice dice che forse dipende anche da come valutiamo le competenze, e questo è il tema di cui prima, ma anche che c'è probabilmente una inibizione iniziale delle bambine e delle ragazze del nostro paese nei confronti della matematica, perché in qualche modo ci si è convinti che quella disciplina è una disciplina che è troppo difficile per le donne. E qui invece sta e risiede la straordinaria opportunità che abbiamo, proprio nella sua, diciamo, apparentemente intrinseca difficoltà. E invece noi lo sappiamo, nella sua potenzialità enorme di accompagnare e di liberare le energie, la creatività, i sogni di ciascuno, a partire dai più piccoli, che ha la matematica, che noi oggi dobbiamo farci promotori, ed è per quello che ho insistito che ci fosse in particolare nel PNRR un investimento di più di 1 miliardo esattamente in questa direzione, per un piano nazionale sulla matematica che parta dalla scuola materna. O la matematica diventa una, diciamo, una delle degli accessi all'esperienza dell'umanità, come la lallazione, cioè come il tema del linguaggio, il tema del gioco, il tema del disegno. Noi bambini iniziamo a nell'approccio pedagogico ad introdurli nelle relazioni attraverso la lingua, attraverso il disegno, attraverso il gioco. La matematica deve essere un quarto punto che noi mettiamo in campo, perché la matematica deve essere il linguaggio della nostra relazione anche di umanità, non può essere solo la disciplina aggiunta a posteriori solo nel momento dell'educazione formale scolastica. E quindi nel momento in cui la matematica diventa davvero abilitazione alla nostra cittadinanza, siccome il tempo del futuro userà il linguaggio della matematica più di quello che potrà essere il linguaggio, diciamo, comune, più di quello che è stato l'inglese per la mia generazione. La mia generazione ha detto che bisogna imparare l'inglese per diventare cittadini capaci di interloquire a livello internazionale. Oggi o si impara la matematica come linguaggio di base del nostro vissuto, o noi non avremo gli strumenti per poter affrontare le professionalità del futuro. E questo deve essere una consapevolezza che in primis la comunità dei matematici deve avere. Questo però vuol dire anche, per esempio, iniziare un approccio pedagogico, didattico della matematica nuovo e rinnovato, che possa contaminare anche gli altri metodi di insegnamento. Tra l'altro, lasciatemelo dire da Ministra delle Pari Opportunità, la matematica ha un potere straordinario di empowerment sul femminile, perché ti insegna una cosa, che c'è un foglio bianco, che quel foglio bianco parte con un problema che non sai risolvere, che quindi è difficile, e che di fronte alla difficoltà la cosa che serve non è la paura del non essere all'altezza, è, diciamo, la benevolenza di dirsi che bisogna provare e che ci saranno degli errori e che grazie a quegli errori noi faremo un passo avanti, perché avremo scritto comunque un pezzo della soluzione su quel foglio bianco, anche se è la soluzione sbagliata. Perché nel momento in cui emerge, lo sappiamo benissimo, c'è un passo in più da fare, di verità da conquistare. E che quindi questa benevolenza verso se stessi vale il coraggio di osare, l'ambizione di volerlo risolvere quel problema che non lo sappiamo risolvere. Io mi ricordo, lo cito qui, quando da giovanissima ricercatrice iniziavo a fare didattica con Franco Brezzi, che mi raccontava, mi diceva: devi spiegare agli studenti che devono prendere un problema e semplificarlo fino ad arrivare al punto del primo problema più semplice che non sa risolvere, e quello è il primo passo che deve, come dire, valere il coraggio di essere compiuto. Ecco, questo atteggiamento del semplificarci e dell'accettare che c'è un primo passo da fare per farci fare un passo in avanti, che questo passo in avanti comporta il superamento del nostro limite, ma non perché noi siamo delle eroine o degli eroi, ma perché in quel passo avanti c'è la speranza di poter osare
l'inedito, dove nessuno mai è arrivato. E questa è la straordinaria creatività che la ricerca può dare, che la matematica insegna fin da ragazzini, fin da bambini. È il primissimo esercizio che ci porta a fare. E per le donne questo è straordinario, in un mondo in cui le donne sono congelate in stereotipi, in attese, nel non dover sbagliare, nel dover essere, come dire, sempre rispondente ad un modello altro da sé, che non ci riconosce nella nostra femminilità. Questa invece è un'opportunità straordinaria, anche di carattere proprio educativo, di promozione delle pari opportunità. E quindi su questo davvero penso che noi come matematici abbiamo tanto da dare, però dobbiamo assumere davvero la consapevolezza che abbiamo un ruolo politico da esercitare, nel senso di questa, di questo servizio alla polis, a questa generazione. E tra l'altro con una, in un momento storico in cui la matematica ha dimostrato di poter essere il motore anche del discernimento, dell'assunzione della responsabilità delle scelte pubbliche, politiche, come quella che è stata la gestione della pandemia. Quindi abbiamo anche un'occasione storica per farlo. Non è un caso che nel PNRR, come ho detto, più di 1 miliardo di euro viene investito proprio per la promozione dei nuovi percorsi di introduzione alle materie STEM che partono dalla matematica. Non è un caso che sempre nel PNRR si affermi che c'è una carriera anche nella ricerca di base che va tutelata per le donne, che quindi ci siano investimenti sulla ricerca di base con l'obiettivo di un aumento significativo della percentuale delle ricercatrici donne in quei settori. E non è un caso che ieri nel decreto di sostegni bis, insomma quello che un po' segna anche il percorso di ripartenza del nostro paese, si introduca un nuovo fondo innovativo. La ministra Messa è stata estremamente coraggiosa nel farlo, dedicato alla ricerca di base, 50 milioni per quest'anno, 150 per il prossimo anno, che verrà utilizzato secondo le regole dell'ERC. E faccio presente che le regole dell'ERC hanno, nell'ambito della tutela delle pari opportunità, regole molto, che sono state molto più avanzate di quelle che invece l'Italia aveva assunto. Quindi con il coraggio anche di avere delle azioni positive nei confronti della presenza femminile nella ricerca, perché lo dico sommessamente, ma credo che possa essere condiviso, se siamo come siamo in una situazione, l'ho già avuto modo di dirlo in altri contesti di questo tipo, di una velocità che è negativa rispetto alla presenza delle donne nel mondo scientifico e anche nel mondo della ricerca, è evidente che il cambio della velocità significa accelerazione, e l'accelerazione significa forza da applicare. E quindi o quella forza viene agita adesso, oppure il corpo andrà avanti con la velocità di cui prima, che è quello che invece dobbiamo evitare che accada. Quindi un po', diciamo, il mio è anche un appello che vi faccio. Noi come Dipartimento per le Pari Opportunità abbiamo introdotto il tema delle STEM e della matematica come uno degli strumenti davvero di promozione dell'empowerment. Sarà uno dei temi della presidenza del G20 che ho voluto inserire convintamente, dibattuto nella ministeriale con i ministri delle pari opportunità di tutti i paesi che afferiscono al G20, che si terrà ad agosto. È il primo punto, la formazione STEM, e la matematica per me è precondizione, perché quando si parla di STEM in realtà sappiamo che l'elemento di partenza necessario è proprio la matematica. Altrettanto nel PNRR, altrettanto nelle prossime azioni, a partire anche da quelle di quest'estate, in cui anche quest'anno intendo, nell'ambito delle attività estive che stiamo finanziando, riproporre la misura dello scorso anno di promozione dei campus per le materie STEM, in particolare per la matematica, per le bambine e i bambini, ovviamente con quello sguardo anche di innovazione pedagogica, di coinvolgimento verso i bambini. Grazie Elena, ti abbiamo sentito quasi completamente, il solito 5 secondi di freezing che non può mancare in una diretta. Quindi ti ringraziamo davvero ancora tantissimo, anche per i punti di ispirazione che hai dato a chi ci sta a sentire. Questo pensiamo che sia una cosa importante, dare in un evento come questo un'ispirazione alle giovani che pensano di intraprendere questa carriera. Vi riassumo brevissimamente la scaletta: avremo due TED, brani video di Francesca Ricci e di Agnese Telloni, poi la tavola rotonda moderata da Roberto Natalini e da Barbara Lanelli con le vincitrici di grants del European Research Council, Ingrid Carbone, che è una collega e una pianista di fama internazionale,
ci darà una lezione concerto. Roberto Natalini intervisterà poi Elisabetta Strickland, che è l'ambasciatrice, una delle ambasciatrici italiane del Committee for Women in Mathematics della International Mathematical Union, e chiuderemo con Sandra Lucente e un nuovo video in stile TED. Io ringrazio ancora una volta la ministra Bonetti e vi saluto passando la parola a Francesca Ricci con il suo Grand Hotel Matematica, con una frase che mi è stata detta stamani da una persona che, con cui parlavo dell'evento di oggi, che non è una matematica professionista, fa un altro mestiere, e mi diceva: beh, una caratteristica peculiare della matematica è la sua fiducia nell'infinito. Chi meglio di una donna può capire questo concetto? Ecco, io credo veramente che le donne e la matematica siano altrettanto vicine quanto lo sono gli uomini alla matematica, perché non c'è in questo differenza di genere per questa materia meravigliosa. E questo ce lo conferma lo splendido video di Francesca Ricci, Grand Hotel Matematica. Grazie. A quanti di voi è capitato di cercare di prenotare una camera di albergo e sentirvi dire: mi dispiace, siamo al completo? È un'esperienza piuttosto frustrante, soprattutto se invece di prenotare davanti allo schermo di un computer, in cui comunque c'è la possibilità di scegliere delle alternative, questo evento si verifica dopo un lungo viaggio, quando siamo stanchi, esausti e abbiamo semplicemente voglia di metterci in una stanza in cui riposare, in cui sentirci a nostro agio. Per illustrare il concetto matematico di infinito, il matematico tedesco David Hilbert si serviva dell'esempio di un grand hotel con un numero infinito di stanze, tutte occupate. Spiegava poi ai suoi studenti che qualsiasi fosse stato il numero di nuovi ospiti che si fossero presentati alla reception, l'hotel li avrebbe potuti ospitare tutti. Proviamo per credere. Immaginiamo che si presenti alla reception del Grand Hilbert Hotel un nuovo ospite. L'astuto albergatore, il direttore del Grand Hilbert Hotel, con l'interfono chiederà a tutti di spostarsi nella stanza successiva. L'ospite della numero 1 si sposterà nella numero 2, quello della numero 2 nella 3, quello della 3 nella 4 e via dicendo. In questo modo la stanza numero 1 rimarrà libera per il nuovo ospite. Facile, no? Ma proviamo ora a rendere la cosa un pochino più complicata. Supponiamo che alla reception del Grand Hilbert Hotel si presenti un autobus con un numero infinito di posti a sedere e dunque infiniti nuovi ospiti. Se il direttore volesse far procedere come in precedenza, dovrebbe dare un numero infinito di informazioni e scomodare ciascun ospite un numero infinito di volte. Ma lui ha fretta, ha sonno e decide semplicemente di chiedere una sola cosa. Con l'interfono supplica ogni ospite di spostarsi nella stanza con il numero doppio rispetto a quello attuale, dalla 1 alla 2, dalla 2 alla 4, dalla 3 alla 6 e via dicendo. In questo modo lascia ai nuovi ospiti tutte le stanze dispari e i numeri dispari, essendo infiniti, offriranno spazio a sufficienza per sistemare i nuovi ospiti. Ovviamente lui occupa la stanza numero 0 e non si muove. Questo racconto è noto come uno dei paradossi dell'infinito. È un paradosso perché, appunto, come indica l'etimologia greca del termine, va contro il nostro senso comune, contro la nostra esperienza. La prima volta che mi trovai di fronte al Grand Hilbert Hotel fu quando avevo avuto all'incirca 12 o 13 anni. Stavo leggendo il romanzo Il senso di Smilla per la neve di Peter Hoare. Si tratta di un thriller ambientato a Copenaghen che ha come protagonista Smilla, appunto, una ragazza inuit appassionata di matematica. In quel romanzo ci sono tantissimi passaggi che parlano della scienza dei numeri, ma uno in particolare mi colpì più di tutti. È un passaggio in cui la protagonista, Smilla, elogia il concetto di solitudine e per farlo prende in prestito l'esempio del Grand Hotel Infinito di Hilbert. Dopo aver spiegato il trucco per fare posto al nuovo ospite, Smilla aggiunge: ciò che mi piace di questa storia è che tutti coloro che vi sono coinvolti,
gli ospiti, l'albergatore, considerano normalissimo compiere un numero infinito di operazioni perché un ospite possa trovare pace in una stanza tutta sua. L'idea di questo albergo infinito mi piacque al punto che lo scelsi come un esercizio per il laboratorio di teatro che stavo frequentando all'epoca. E ripensandoci, è stato forse uno di quei momenti in cui inconsapevolmente ho cominciato ad innamorarmi, ad appassionarmi della matematica. Leggendo quel brano mi si aprì di fronte un mondo. La matematica, il concetto di infinito permettevano a nuovi mondi di esistere, mondi in cui era possibile dare senso a situazioni incredibili, verso quali la nostra mente, la mia mente, era inevitabilmente attratta. Nella nostra vita ci troviamo continuamente a fare esperienza della finitezza di ciò che ci circonda, in mille ramificazioni, dai giga del nostro abbonamento telefonico che terminano proprio quando dobbiamo guardare l'ultimo video, alla possibilità di un albergo che è al completo e non ha stanze per accoglierci. Nel mondo in cui viviamo, gli alberghi con un numero infinito di stanze non esistono. È una situazione che va completamente al di là del nostro buonsenso. E a pensarci bene, un albergo infinito sarebbe anche totalmente impossibile da gestire. E invece qui c'è il trucco, c'è il concetto di infinito che ci salva. È così semplice e allo stesso tempo così sconvolgente. In un albergo con un numero infinito di stanze c'è sempre posto per un nuovo ospite. Basta spostare ogni ospite nella stanza successiva. Se ci pensiamo, l'infinito è un concetto che ci attrae fin da bambini. Facciamo una primissima esperienza del concetto di infinito quando ci rendiamo conto che per quanto proviamo a prendere un numero grande, ce ne sarà sempre uno maggiore, basta aggiungere uno. Questo è il nostro primissimo incontro con il concetto di infinito. E qui il sipario si schiude e guardando attraverso vediamo un nuovo mondo. Per quanto il concetto vada contro le esperienze che facciamo tutti i giorni, sappiamo anche che per noi è inevitabile pensare a questa potenzialità. È quel bisogno di infinito che poeti e scrittori hanno dato voce nei secoli, la religione, la filosofia, dai miti dell'antichità fino alla ricerca dell'immortalità attraverso i progressi della scienza. Una cosa sembra unirci tutti, la tensione verso l'infinito. La matematica ci permette di rispondere a questo bisogno in maniera rigorosa, al punto che possiamo definire rigorosamente vari concetti di infinito, confrontarli, paragonarli, scoprire che sono diversi. Ed ecco che un mondo ci si apre davanti. E l'albergo di Hilbert è ovviamente anche un bel esempio di come funziona davvero la matematica, di come il sapere avanza in matematica. E tra le altre cose, il sapere avanza anche e soprattutto grazie all'incontro tra matematici. La matematica è sì fatta di conclusioni corrette, a cui arriviamo attraverso ragionamenti corretti, fatti passo passo. Ma la matematica è prima di tutto ciò che fanno i matematici e le matematiche, da soli o quando si incontrano. Nella mia vita prima della pandemia, come matematica, ho viaggiato tantissimo. Ho preso treni, navi e forse troppi aerei. E la vita di una matematica è fatta di viaggi, paesi nuovi, ritorni in posti conosciuti. Ci sono città in cui ho avuto la possibilità di vivere per un periodo e a cui penso con nostalgia, come Trieste, e altre città come Odense in Danimarca, che conosco come le mie tasche, anche se non ci ho mai davvero vissuto. Nella mia vita prima della pandemia sono passata da alberghi, ostelli, grand hotel, case vacanza, bed and breakfast, appartamenti di amici. Come matematici, noi passiamo tanto tempo in luoghi diversi dal nostro luogo abituale, in stanze più o meno familiari. E quando ci incontriamo, per convegno e collaborazioni, ci troviamo in questo posto senza tempo e senza luogo, a cui mi piace dare il nome di Grand Hotel Matematica. Gli ospiti di questo Grand Hotel sono i matematici e le matematiche. Tra noi parliamo una lingua comune, quella della matematica, appunto. Ognuno con i propri accenti, le proprie inflessioni. Veniamo da tantissimi posti diversi, ognuno con il proprio bagaglio del passato e ognuno con destinazioni diverse.
Ma quando ci incontriamo, ci riconosciamo, ci capiamo, comunichiamo senza problemi di sorta. Non sarò forse la prima né l'ultima a dirlo, ma la matematica è davvero un linguaggio universale, comprensibile a tutti, a prescindere dalla nostra origine, dal nostro passato. Questo grande hotel, come nell'hotel di Hilbert, ha posto per ogni nuovo ospite. E questo è il mondo matematico che vorrei. È anche la ragione per cui mi sento a mio agio nella matematica. Non c'è un modo solo di essere un matematico. Ognuno di noi, indipendentemente dall'origine, dall'orientamento sessuale, dal proprio genere, può essere un matematico o una matematica. La mia visione per il futuro della matematica è un grande hotel, aperto a tutti, accessibile, senza barriere di sorta, in cui possiamo capirci, confrontarci e soprattutto ispirarci. È un grande hotel in cui tutti gli ospiti già alloggiati sono disposti a fare ognuno qualcosa nel loro piccolo per accogliere il nuovo ospite. È un luogo in cui nessuno si sentirà mai rispondere, che purtroppo siamo al completo. Allora, grazie intanto a Francesca per questo bellissimo TED. Ciao Barbara. Ciao Roberto, e sì, ringrazio anche Francesca, è bellissimo il video. L'inclusività della matematica è declinata benissimo da Francesca. Va bene, allora passiamo alla nostra, al nostro secondo TED con Agnese Telloni. Qual è il titolo, Barbara? Mat Humanitas. Via. Conoscete il personaggio che vedete nel vostro schermo? Proviamo ad analizzarne insieme gli elementi iconografici più caratteristici. Vediamo che ha in mano uno scettro, un bastone sul quale si attorcigliano due serpenti, indossa un copricapo piuttosto particolare, si intravede poi legata alla sua vita una piccola borsa e infine notiamo i calzari alati. Sono sicura che avrete già riconosciuto in questa figura il dio greco Hermes, alias Mercurio nel Pantheon romano. Un dio molto eclettico, in quanto è protettore dei pastori, è protettore anche dei ladri, è un abilissimo inventore. Pensate che nel giorno stesso della sua nascita, Hermes costruisce la prima lira, lo strumento musicale, utilizzando un guscio di tartaruga. Quindi Hermes è un dio che si interessa di cose molto concrete, come la pastorizia o i furti, è naturalmente incline alla bellezza e alla creatività in quanto inventore e si diletta anche di questioni per così dire più elevate, come lo scambio di messaggi fra gli dei. In particolare quest'ultima sua caratteristica lo pone in un rapporto essenziale con il linguaggio. Ecco, tutte queste sue peculiarità mi sembra lo rendano una perfetta allegoria della matematica e nello specifico di quell'aspetto della matematica che vorrei oggi condividere con voi. Come il dio Hermes, la matematica è caratterizzata da due vocazioni essenziali, una verso la realtà, una verso, per così dire, questioni più elevate, come la creazione di forme pure. Le due vocazioni che caratterizzano la matematica sono ben esemplificate dalla scena principale di quel meraviglioso dipinto che è la scuola di Atene di Raffaello. In questa scena vediamo uno accanto all'altro i due filosofi per antonomasia dell'antichità, Platone e Aristotele, impegnati in gesti emblematici. Aristotele, sulla destra, tiene il proprio palmo rivolto verso il basso. Ed è simbolo per noi della vocazione che la matematica ha verso i fenomeni, verso la realtà. Almeno sin dall'antichità greca, il primo fine della matematica è phainomena sozein, spiegare i fenomeni, rendere ragione di ciò che accade.
Ma la matematica di questo non si è mai accontentata. E ce lo ricorda Platone con il suo dito indice rivolto verso l'alto, verso il cielo, a esemplificare il fatto che il matematico non si accontenta di analizzare i fenomeni, ma si libra su di essi, creando, inventando universi alternativi, mondi ulteriori, nei quali i sensi non hanno diritto di cittadinanza. In queste strutture create dal matematico non si ha più il conforto, ma neanche il fardello dell'esperienza sensibile, e il matematico sperimenta una libertà disorientante, assoluta quasi, e si accorge che anche la verità ha connotati profondamente diversi da quelli che la caratterizzano nella realtà, nell'esperienza comune. Per esempio, l'evidenza non è più un suo attributo essenziale. Bene, il dialogo tra queste due vocazioni della matematica, potremmo dire la vocazione alla spiegazione del tangibile e la vocazione alla costruzione dell'intangibile, sono spesso caratterizzate da tinte forti lungo la storia della matematica e in ogni caso rappresentano un progresso fondamentale, una chiave del progresso fondamentale della disciplina. Di fronte ai fenomeni, infatti, la matematica si pone cercando di scarnificarli, cercando di renderli struttura, individuando alcuni elementi fondamentali e caratterizzando il resto come rumore di fondo. Detto in altri termini, per studiare un fenomeno, la matematica frappone fra sé e il fenomeno stesso un modello. Studia quindi a un grado più elevato di astrazione, in qualche modo distogliendo lo sguardo da quello che è davvero il suo oggetto di indagine. E questo stratagemma di non guardare in faccia i fenomeni, opacizzando ed enfatizzando a seconda dell'esigenza i riferimenti al contesto problematico di origine, consente al matematico di progredire in maniera più leggera, in maniera più agile, manipolando le strutture che meglio conosce, appunto senza lasciarsi fuorviare da elementi trascurabili. La matematica, spesso si dice, progredisce a partire dai problemi. E infatti molto spesso, proprio per determinare le soluzioni ai problemi, la matematica introduce concetti e strutture che poi spesso si rivelano di per sé degni di studio, di per sé interessanti, e aprono non soltanto filoni di ricerca, ma anche modi di pensare. Per citare un esempio abbastanza noto, questo è quello che è accaduto quando sono stati introdotti i numeri complessi, nell'ambito della ricerca delle soluzioni delle equazioni algebriche da parte degli algebristi italiani. È stata introdotta l'unità immaginaria, allora sembrava un trucchetto da matematici, ma poi questa introduzione si è distaccata dal contesto di origine, ha rivelato la possibilità di essere studiata in modo indipendente, in modo fecondo, ed ha aperto le porte a quella branca ricca della matematica che è l'analisi complessa, una branca ricca sia dal punto di vista teoretico, dal punto di vista dei metodi e dei modi di pensare, sia dal punto di vista delle ricadute nella realtà. Per esempio, l'analisi complessa ha importantissime applicazioni nell'elettronica, un ambito ovviamente inimmaginabile nel 1500 quando l'unità immaginaria è stata introdotta. Il matematico, osserva Godfrey Hardy, è un creatore di forme fatte di bellezza e di profondità. Molti altri suoi colleghi matematici scrittori concordano su questo aspetto, individuando nella libertà creativa la cifra essenziale del lavoro del matematico. Ma il matematico deve poi anche confrontarsi con la realtà. A questo proposito, un altro grande matematico del Novecento, André Weil, offre un'immagine particolarmente suggestiva. Egli descrive il proprio lavoro di matematico come l'opera di uno scultore, che deve sì partorire, inventare la propria opera d'arte, ma deve poi misurarsi con un materiale duro e resistente come il marmo. E proprio questo confronto con
qualche cosa di così duro e resistente conferisce all'opera dello scultore, così come alle affermazioni del matematico, un grado di oggettività importante. Bene, per concludere questo breve intervento, io farei riferimento a un'ultima vocazione della matematica, a mio parere la più originaria, vi spiego fra un attimo perché, e sicuramente la più misconosciuta dall'immaginario collettivo. La matematica è ritenuta dal pensiero comune un sapere oscuro, al confine tra il miracolo e il mistero, e difficile da condividere, difficile da comunicare. In genere si dice che o nasci con una certa predisposizione naturale per la matematica, o è difficile che tu possa accostarne le bellezze, capirne i meccanismi più profondi, comprenderne le sfide. Ecco, vi stupirà allora scoprire che cosa la parola matematica significa. La parola matematica ci rivela appunto la vocazione più originaria di questa disciplina, almeno se concordiamo con larga parte del pensiero del Novecento, che vede nelle parole delle tracce essenziali di ciò che i concetti che quelle parole veicolano possono dirci. Che cosa ci dice l'etimologia del termine matematica? Matematica deriva dall'espressione greca ta matemata, che significa gli apprendimenti, ciò che viene appreso. E capite che in questa prospettiva la matematica è esattamente agli antipodi di ciò che il pensiero comune pensa rispetto a questa disciplina. Si offre quindi naturalmente come un sapere da comunicare, da condividere, un sapere fatto apposta per la relazione di insegnamento-apprendimento, in fin dei conti. Ecco, anche rispetto a questa terza vocazione della matematica, la scuola di Atene ci dà un indizio importante, perché fra tanti personaggi illustri ce n'è uno che rappresenta un unicum in tutto il dipinto, per due ragioni diverse. Innanzitutto è l'unica donna del dipinto e in secondo luogo, forse in maniera non tanto indipendente dalla prima questione, è l'unico personaggio che rivolge lo sguardo verso l'osservatore, verso di noi che contempliamo quel dipinto. E in questo senso questo personaggio, che è Ipazia, matematica e filosofa del V secolo d.C., rappresenta benissimo la terza vocazione della matematica, così come Aristotele rappresenta la vocazione verso i fenomeni e Platone rappresenta la vocazione verso la creazione di forme pure. Ipazia rappresenta la vocazione della matematica verso la comunicazione, verso la condivisione, perché incrociando il nostro sguardo sembra convocarci, invitarci a scoprire quella meravigliosa avventura dello spirito che rappresenta questa disciplina e ad accostarne le meravigliose bellezze che può offrirci. E allora io auguro a tutti noi di accogliere questo invito di Ipazia e di vedere la matematica come un sapere bello, un sapere profondo, che si rivolge alla vita e si rivolge alla costruzione di mondi ulteriori, ma soprattutto un sapere da condividere e da comunicare in una relazione di insegnamento-apprendimento. E allora, buona matematica a tutti. Allora, eccoci qui. Che bello. Sì, infatti. Allora, siamo passati al momento della nostra tavola rotonda e quindi invito a entrare le nostre panelist, che sono Gabriella Pinze, Michela Procesi e anche Susanna Terracini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, niente, oggi appunto abbiamo voluto intitolare questa cosa quando l'ERC è donna, l'ERC, diciamo, decidiamo come lo chiamiamo, all'italiano o all'inglese. E niente, cominciamo un pochettino a parlare con Gabriella. Gabriella, te come ti sei avvicinata alla matematica? Come hai cominciato addirittura poi a pensare di fare ricerca? So che all'inizio hai avuto qualche esitazione, no? Sì, ho avuto qualche esitazione, ma più che altro dettata dalle avventure della vita. E mi sono laureata in fisica negli anni 90 e pensavo l'ultimo anno, anzi ero sicura che
in ogni caso avrei continuato a studiare, sognavo di fare un dottorato, almeno di provarci. E l'ultimo anno della mia laurea, del mio corso di studi, purtroppo una tragedia in famiglia, la malattia improvvisa e poi la mancanza di mio papà, e tutto perde un po' senso. Inizio a lavorare, entro nel mondo del lavoro, faccio supplenze per molti anni, per 14 anni, fino a che per me, a un certo punto c'è il concorso nella scuola per diventare di ruolo, faccio domanda su questo concorso dopo 10 anni di supplenze. E facendo domanda ricomincio a studiare per il concorso, riprendo in mano i libri dell'università e mi dico, porca miseria, che cosa ho lasciato? E ci voglio riprovare. Nel momento in cui sono diventata di ruolo, ci voglio riprovare e mi ritorno dal mio relatore di tesi, professore, lei ce l'avrebbe un problema per me, io non voglio niente, voglio solo un po' pensare. Mio relatore, non so se posso dirlo, era Giovanni Gallavotti, grande matematico, soprattutto una grande persona, e mi dà un problema, mi fa conoscere altre persone nel mondo della meccanica celeste, e sempre un po' timorosa perché oramai era molto tardi per me, erano passati 10 anni, mi stimolano comunque a provarlo questo dottorato. Ma no, ma io sono troppo vecchia, no, non ce la posso fare, eccetera. Ma l'anno prossimo avrei ancora un anno in più. Ci provo e lo vinco un dottorato senza borsa, ma mi va benissimo. Durante questo dottorato trovo un buon risultato, un risultato importante di una ricerca, un problema che era rimasto aperto da molti anni, e quello mi apre la strada a tutto quello che è successo dopo, insomma un risultato importante, inviti a convegni importanti, e entro nella ricerca proprio a pieno titolo. Dopo il dottorato di ricerca entro a far parte di gruppi ERC, il gruppo ERC di Massimiliano Berti, poi di Michela che sta qui, e infine provo timidamente a fare una mia domanda ed è andata bene. Ma no, non facciamo subito spoiler perché altrimenti poi che cosa raccontiamo il resto del tempo? Sì, infatti, adesso abbiamo comunque sdoganato, lo chiamiamo ERC a questo punto, l'ha detto anche Gabriella, okay. Quindi possiamo chiamarlo tutti ERC. E tu, Michela, che sei laureata in fisica in particolare, sì, come sei arrivata poi alla matematica? Beh, ecco, come insomma, qualcuno di voi probabilmente sa, i miei genitori sono tutti e due matematici. Ho anche un paio di zii matematici, e quindi ovviamente sono fuggita alla massima di velocità possibile, perché insomma l'eredità era un pochettino pesante, mi piaceva la scienza, sono andata a fare fisica. E poi io effettivamente mi riusciva meglio la matematica, non si può annegare. Mi piaceva molto la meccanica statistica, però poi a un certo punto ho incontrato De Gasperis, che è stato il mio relatore di tesi, e lui diede un esercizio a lezione. Un esercizio che secondo lui era un esercizio difficile, che ci valeva la pena di provare a fare. E io che stavo un po' lì, mi ricordo, non è che stessi tanto, mi sono detta, beh, carino, proviamo. Ho passato 3 giorni senza sostanzialmente vedere nessuno in faccia, ho finito l'esercizio e ho deciso, vabbè, andiamo a fare fisica matematica. E poi da lì mi sono spostata sempre più in direzione matematica, tant'è che adesso non che queste cose secondo me abbiano tutto questo significato, ma sono Math 05, cioè sono un analista secondo i... Nessuno è perfetto, Michela. Sono passata al lato scuro. Michela, senti, io diciamo così, guardando un po' il tuo curriculum per prepararmi a questo incontro, ho visto questa cosa molto particolare, che tu sei una delle poche persone che conosco che ha un'equazione che porta il suo nome, no?
E che tra l'altro poi ho fatto una ricerca, perché chiaramente siamo un po' secchioni, e abbiamo visto che ci sono 233 articoli su Macinet che portano nel titolo la questione dei Gasperi Sprocesi, no? Ecco, questo veramente complimenti, cioè sono molto onorato. Principalmente fortuna, diciamo, e merito di De Gasperis. Però sì, sì, è tutto vero. Peraltro la mia tesi di laurea. Sì, per cui, è l'esercizio, è quell'esercizio di quel giorno. Un esercizio dopo, sì. Beh, diciamo, De Gasperis è una persona che lavorava tanto su queste cose, di trovare equazioni che modellizzano il comportamento delle onde, era in contatto con molta gente, e io non so bene che cosa c'è dietro, perché appunto io ero molto giovane e inconsapevole. Però lui mi diede, nella parte della tesi, sto cercando di centrarmi, ecco, forse così è meglio. Nella mia tesi mi diede a un certo punto una lista di equazioni differenziali su cui dovevo cercare di trovare quali erano integrabili, una proprietà che insomma magari non vale neanche la pena di spiegare. E si trattava di fare tantissimi conti e io li feci, questo è stato il mio contributo. E dopodiché... La sventurata rispose, possiamo dire. Dopodiché questa equazione, in effetti, c'ho pure a un certo punto, se lo volete vedere, una piccola animazione. Questa equazione modellizza le onde che si rompono vicino alla spiaggia, e apparentemente questa cosa è tanto carina e quindi viene usata tanto. Beh, io sono riuscita a scriverci un articolo su questa equazione dopo circa 17 anni, perché in realtà prima non ci avevo mai veramente lavorato. Benissimo. Ma non lo vogliamo vedere il video? Se volete ve lo faccio vedere, non è che non vi non è di cui... perché, però se volete ve lo faccio vedere. Ditemi voi. Vai tranquillo. Ok, provo. Quindi devo fare... Video, la finestra vi devo far vedere, vediamo se così lo riuscite a vedere. Vedete il mio schermo? Sì. Eccolo qui. Questa dovrebbe essere l'onda che arriva verso la spiaggia. Questa dovrebbe essere la risacca. Si rompe. Vedete? Visto, per la gioia dei surfisti proprio. Per la gioia dei surfisti, esattamente. No, il punto è che si conoscevano altri modelli di questo tipo che facevano cose simili, però in sostanza, fatto di arrivare quando si rompe, non facevano questa cosa del salto. E questo, insomma, tolgo lo share screen, è tutto il gusto di questa equazione. Molto bello, grazie anche per la condivisione del video. Scusate, la pagina di Lundmark, che è una persona che lavora su queste cose, non l'ho fatto io questa simulazione, non sono capace. Vabbè. Ma tu hai fatto l'equazione, non è che uno può far tutto, insomma, no? Lo devo fare tutto io, non è giusto. Va bene, quindi adesso non ci resta che sapere invece come Susanna è arrivata alla matematica. Lei è laureata in matematica, però, questo lo possiamo dire. Susanna. Io sono laureata in matematica e ho cominciato ad amare la matematica un po' sempre, particolarmente nelle scuole medie. E poi ho fatto il liceo scientifico, sono andata in modo molto casuale perché non mi sono mai sentita particolarmente piena di talento o in qualche modo indirizzata verso una carriera. Io mi è sempre piaciuto studiare, mi è piaciuto studiare mentre studiavo e l'ho sempre fatto in modo non prospettico,
godendo di ciò che facevo sul momento e cogliendo le occasioni che forse alla fine degli anni 70-80 c'erano di espansione in ambito accademico, ma non solo, c'era un momento di esplosione dell'informatica che trascinava anche un po' con sé la matematica. E poi sono andata alla FIS a Trieste, che aveva aperto da poco, sempre in modo abbastanza casuale. E in fondo sono andata in modo relativamente casuale, diciamo, in tutta la mia carriera, sempre guidata un po' dall'intuito, dal gusto di fare un problema, fare la matematica, o incontrare delle persone man mano che le incontravo. Questo, diciamo, soprattutto in confronto con quello che è un po' oggi l'approccio alla scienza, è forse più costruito, ma in realtà si tratta, è prevalentemente un percorso personale e anche proprio di gusto, di piacere. È un percorso un pochino epicureo da qualche punto di vista. Quindi non ho una storia particolarmente interessante da raccontare, se non che sono stata fortunata perché ho incontrato sulla mia strada tantissime persone simpatiche, intelligenti, in gamba, con cui ho condiviso sia matematica che altri interessi, e con cui, come ha detto un po' anche Francesca Ricci, si forma una famiglia. Una famiglia di persone che fondamentalmente condividono questo piacere, questa gioia di fare matematica, di studiare matematica, insieme anche altri piaceri che sono la musica, insomma, tante altre cose. Però non so, sono, diciamo, non penso di avere una storia di particolare interesse. Sono una persona fortunata. E ho incontrato tante persone piacevoli, interessanti, e tanta matematica piacevole e interessante. Forse è il momento allora di passare a questo punto, dopo questo giro di presentazioni, a parlare di questo ERC, no? Intanto, che cos'è? Gabriella, che cos'è questo ERC di cui stavo parlando all'inizio? Perché non tutti i nostri ascoltatori in questo momento sanno di che stiamo parlando, no? Quindi che cos'è, come l'hai conosciuto e perché hai deciso di farlo e soprattutto perché ti hanno dato questo riconoscimento, questo premio? Secondo te qual è la cosa che ha meritato soprattutto? Ma dunque l'ERC è una possibilità di ottenere finanziamenti da parte della Comunità Europea basata esclusivamente sul merito sulla figura del PI, il Principal Investigator. Uno fa una proposta e sulla proposta, uno fa una proposta, un progetto e lo presenta. La procedura per presentarlo è tutto sommato abbastanza semplice, dopo aver sbrigato la parte amministrativa, e si presenta questa proposta che deve essere scritta in modo chiaro, si deve far capire che tutto sommato si ha qualche idea pure per poterla sviluppare e poi viene valutata dai revisori, ci vuole circa un anno, c'è una specie di graduatoria, proposte di tipo A, B o C, e se si ha successo si viene poi invitati a fare la presentazione allo step successivo. Perché l'ho presentata? Beh, intanto io l'ho conosciuta perché, come dicevo prima, sono entrata a far parte, il mio primo assegno di ricerca dopo la fine del dottorato che avevo fatto con Luigi Chierchia dell'Università di Roma 3, era un assegno di ricerca finanziato da un progetto ERC, il progetto ERC di Massimiliano Berti. Io non sapevo proprio cosa volesse dire ERC, però quello che vedevo è che c'era molta opportunità di ricerca, quindi molte attività scientifiche, convegni, molti contatti, quindi una ricerca veramente sfrenata.
finito il progetto di Massimiliano, che io sono arrivata circa a metà, quindi ho saputo che anche Michela aveva vinto un progetto, e quindi ho bene o male cominciato a capire che cosa significasse, e appunto ho fatto parte anche di questo progetto di Michela, come dicevo prima. Perché l'ho fatta la domanda? Per mettermi in gioco, per provarci. In quel momento avevo una posizione a tempo determinato presso l'Università di Napoli, e quella era una possibilità. Onestamente, mai e poi mai credevo che l'avrei vinta, anzi, quando ho presentato la domanda non ero molto contenta, perché prima di presentarla volevo assolutamente finire di scrivere un articolo, quindi l'ho scritta in 15 giorni e ho detto vabbè, dai, ci riproverò l'anno prossimo, e invece con mia grande sorpresa è andata bene. No, scusami Roberto, vai, fai pure. No, semplicemente, allora a questo punto qual è l'idea che hai raccontato a queste persone a Bruxelles? Cioè, qual era l'idea secondo te che andava proprio finanziata? Perché, come li hai motivati? Allora, si basava, era sulla scia dei risultati del mio dottorato di ricerca. Diciamo, dalle risultati della mia tesi si intravedeva qualche idea per poter dimostrare l'esistenza del caos nel problema degli n-corpi. Il problema degli n-corpi è un problema di un numero finito di masse che interagiscono secondo la legge di attrazione gravitazionale, quella che va come l'inverso del quadrato della distanza. Ecco, da quei risultati si intravedeva la possibilità di dimostrare l'esistenza del caos, quindi ho formulato la proposta su questa base, ed evidentemente ha convinto i revisori, che insomma è stata convincente. Insomma, non mi chiedete perché, però è andata così. Non ti chiediamo perché, però insomma, complimenti, congratulazioni. Però insomma, tu hai detto è stato facile anche fare la domanda. Noi vorremmo sapere da Susanna le difficoltà, perché insomma questo ERC lo vincono in pochi, ci sarà qualche difficoltà, no? Adesso le vogliamo sapere. Sì, in realtà è abbastanza difficile ottenerlo. Diciamo, c'è una certa casualità, uno deve avere un bel progetto, ma deve pensare che competono nello stesso bando molti progetti, tutti ottimi, tutti di grandissimo livello, di grande originalità, e quindi devi un pochino anche imparare a promuoverti, a essere convincente e a essere da una parte oneste, però anche, cosa che le donne spesso non fanno, porre con forza, portare avanti con forza la propria idea. Dire questa è una buona idea, comincio io a pensare che sia una buona idea, penso che sia una buona idea per queste ragioni, e appunto in questo modo speri di convincere il comitato, che è un comitato per questi grant individuali formato da una quindicina di matematici, tutti di grandissimo livello. Il tuo progetto viene mandato a dei revisori specialisti della disciplina in cui tu stai portando la tua proposta. Infatti alla fine di tutto ti arriva questo plico con tutti questi rapporti, che sono diciamo 10 o così. Io non sono stata diciamo brava come Gabriella, non l'ho vinta al primo turno. La prima volta dicono: ah sì, bello, e non so, basta che qualcuno nel comitato non dica eccezionale, dica solo molto 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 buono, e già diciamo perdi quel punto. Quindi è sicuramente un processo piuttosto ansiogeno complessivamente,
appunto bisogna anche viverlo con tranquillità, perché non è che se uno non ha avuto l'ERC allora non è un bravo matematico o una brava matematica o quello che fa non è interessante. E, come noto, la scienza è una cosa molto complessa. Che cosa sarà davvero l'idea vincente, quella che durerà decenni, secoli? Ovviamente non si può sapere prima. Quindi, insomma, come tutto bisogna viverli con un po' di distacco, però obiettivamente quando si ti assegnano questo finanziamento, questo premio, è diciamo una cosa molto, diciamo, un momento molto bello, molto coinvolgente e anche di grande impulso alle tue ricerche, cioè il fatto che credano in te, che ti diano questa fiducia, ti terrorizza da un certo punto di vista, ti dà un'emozione fortissima, questa emozione, perché poi siamo esseri umani, è anche ti traina nel provare a fare cose che non avresti fatto, nel provarti ancora di più, affrontare i problemi più difficili, buttarti in cose nuove. Insomma, ti porta a aprirti a insomma aprirti di più a nuove esperienze, avere più coraggio, e questo ovviamente è un bene per chi lo fa. In più ti dà tanti soldi per poter fare anche un lavoro di gruppo, poter adesso io, diciamo, qui lo dico e qui lo nego, sono forse anche troppi soldi, cioè ti sommergono di soldi. Io allora cosa ho fatto di tutti questi soldi? Ho assunto tanti assegnisti internazionali, nazionali e così, e messo su un gruppo in cui in realtà almeno io lasciavo che ciascuno andasse nella sua direzione per un, diciamo, massimo rispetto dei gusti, della creatività individuale, eccetera, eccetera. E questo mi ha dato tanti stimoli pure. E quindi, diciamo, è un qualcosa, ecco, non è acqua fresca, è un riconoscimento che, a parte di essere il riconoscimento, a parte riconoscere meriti e progressi, ti permette nella pratica e diciamo, nello spirito di fare cose che se no non potresti fare. Grazie Susanna, ci hai molto convinto che l'ERC è molto bello sia da vincere che da poi gestire, ma qual è stata la tua idea vincente che ha funzionato? Allora, se posso chiedere di mandare il filmino Orbite, comincerei certo. Da lì. Va bene, mettiamo il filmino Orbite, che lo devo ritrovare, ma adesso... Ci sono tre filmini. Sì, eccolo qui. Allora, il tema è legato a quel che raccontava Gabriella, cioè al moto degli N-corpi, cioè il moto delle masse che sono sotto l'effetto della mutua attrazione gravitazionale. L'idea però è quella di partire dal fenomeno fisico e cercare di farne un'astrazione, mettendo in gioco simmetrie, mettendo in gioco singolarità, come questa che sono le collisioni, e cercando di stabilire dei paradigmi che siano comuni a questo problema, partendo dalle soluzioni semplici come questa dei tre corpi, per complicare sempre di più e capire come le soluzioni si compongono e per formare motivi più complessi, sia aumentando il numero di corpi, sia invece andando in un certo senso a semplificare, perché per esempio questo problema, questa soluzione del problema dei 60 corpi con simmetria, i cosai, fisico è un'equazione che vuole, abbiamo...
abbiamo un problema di... Ecco, forse sono tornata. Il mio fine è quello di trovare strutture, paradigmi astratti che descrivono questi fenomeni e dimostrare teoremi, perché io, un matematico tipicamente enuncia e dimostra teoremi. Per poterlo fare si costruiscono degli strumenti teorici che hanno una certa universalità. Adesso pregherei di mandare il filmino delle spirali 1 e poi in successione spirali 2, che descrivono fenomeni completamente diversi. L'interazione sempre forte, sempre estrema fra più popolazioni, che forma anche qui la cui interazione può formare dei motivi a forma di spirale, come questo che vediamo, in cui non si capisce molto, ma sono delle rappresentazioni di popolazione. Allora, qual è il punto, la similitudine, l'analogia col problema degli n corpi? Che queste spirali a loro volta hanno delle interazioni fra di loro e possono essere studiate attraverso un'analisi che coinvolge questioni di simmetria, questioni di quello che si chiama teoria perturbativa, analisi asintotica, e poi soprattutto anche un po' di fantasia nel capire come questi oggetti interagiscono fra di loro per formare oggetti più complicati, più complessi, quali sono dei paradigmi che hanno dei canoni di universalità, i fenomeni possono essere completamente diversi l'uno dall'altro, le equazioni completamente diverse, ma se uno va a grattare un po' quali sono gli strumenti di analisi, si scopre che c'è una forte analogia, ci sono dei paradigmi comuni e trovo che questo sia un aspetto estremamente interessante di come i paradigmi si possono trasportare da un campo all'altro, da un fenomeno all'altro, rimanendo, non dico invariati ovviamente, però con un'architettura di pensiero e di analisi matematica molto simile. Sì. E tu invece, Michela, che cosa hai? Qual è stata, un pochettino il tuo percorso, e soprattutto come sei riuscita a convincere questa commissione che proprio a te ti devono dare questo Allora, questo non lo so, perché io non ho fatto l'intervista. Forse scusami. Sì, no, ho chiesto a Michela. Non avevo sentito Michela. Dunque, io... L'intervista è una cosa terrorizzante. Vabbè, comunque, a parte questo, no, veramente, ti danno 15 minuti e dietro di te c'era, quando ho fatto io l'intervista, questo grosso schermo con un orologio, o non mi ricordo se era un orologio che faceva tic-tac nella mia mente, o c'erano queste cifre che scendevano da 15 fino a 0, una di quelle cose così, un primo passaggio rituale per vedere se sopravvivi. E comunque, vabbè, a parte le sciocchezze, che ci fosse un bel progetto io lo avevo chiarissimo, perché io prima avevo fatto parte del ERC di Berti, di cui ha parlato Gabriella, e era chiaro che eravamo riusciti a trovare un insieme di idee che avevano una possibilità di essere applicata. Noi conoscevamo tutta una serie di metodi, che poi sono anche metodi che usa Gabriella molto, anche se in diversi contesti ci sono molte cose in comune, dei metodi di teoria delle perturbazioni che usiamo. E noi avevamo iniziato ad usarle nel trattare la modellizzazione delle onde dell'acqua, e che questa cosa dovesse funzionare era abbastanza nell'aria. Che fossi io la persona migliore per proporlo,
è abbastanza casuale forse anche questo. E, sicuramente ero competente per farlo, probabilmente c'erano anche altre persone che lo erano. E, ho scritto questo progetto in 10 giorni perché in realtà fu Berti a convincermi a scriverlo, perché io non avevo molta paura della responsabilità, che è quello che diceva Susanna, della responsabilità di avere un sacco di gente da seguire, da aiutare, farsi venire idee. Insomma, magari si vede, a me piace molto giocare e quindi dover fare la persona seria mi inquietava un poco. Però chiaramente è un passo che fa crescere molto, io sono molto contenta di averlo fatto. E quindi direi che il punto era quello, poi insomma la specifica del progetto se volete ve lo posso pure raccontare, però secondo me il punto era che era nell'aria, che era una cosa che si poteva fare bene. Ma se tu dovessi spiegare in poche parole, no, con questo progetto cosa avete scoperto, no? Secondo me, cioè, lo puoi spiegare a una persona che non è un matematico? Sì, però forse con un disegnino che vi posso far vedere, perché se no, agitando le mani è un po' complicato. Provo a fare share. Sì, ormai siete diventate bravi. Sì, ormai siamo diventate abilissime. Finestra. E questo sì, online. Fammi vedere che cosa vedete. Sì. Allora, vedete, tutto il problema era di studiare in qualche modo la modellizzazione delle onde nell'acqua. Nell'acqua perché viene particolarmente bene per i disegni, vengono particolarmente bene questi modelli, ma se ne potrebbero pensare altri. E però questo è un problema estremamente complicato, perché quello che è complicato è che cosa fa l'acqua sotto al mare. Però quello che volevamo fare noi e pensavamo di poter dire noi era che cosa succedeva al profilo. Quindi io volevo descrivere nel tempo che cosa succede a questa curva qua. Quindi voi immaginatevi che all'istante zero parto col profilo iniziale che è in blu e voglio sapere, se possibile, che cosa succede col passare del tempo. Questa era più o meno l'idea. E il punto è che come farlo con delle equazioni differenziali, che forse sono la cosa meno illuminante da far vedere. Il motivo per cui queste cose sono difficili è perché ovviamente bisogna metterci le tre dimensioni, bisogna capire in che senso questi sono dei buoni modelli. E, io per vocazione sono abbastanza... un punto di vista teorico, mi piace dimostrare teoremi, però sicuramente c'è un contatto su che cosa uno si aspetta di vedere. Allora, per esempio, in questo disegno qui, lo vedete? Voi vedete anche quando muovo la manina? Sì, sì. Ok, perfetto. Quindi, vedete, in questo disegno uno si può immaginare che questa è un'onda in un canale. In questo disegno qui, oddio, che succede? Questo sto facendo invece un'onda, e secondo me si capisce che qua io sono, o c'è del vento o sono vicino alla riva, perché c'è una direzione privilegiata. Vedete che queste onde sono piane e si muovono verso una direzione. Pure guardate quest'altro disegnino, qui uno si immagina di essere in mezzo al mare, secondo me. Non so se siete d'accordo con me. Certo. E, quindi tutti questi sono tutti modelli diversi che vanno trattati in maniera un po' diversa, e noi speravamo di capire alcuni dei fenomeni che ci sono dietro in generale. Quindi il nostro proposito era sostanzialmente vedere questi due fenomeni qui che vi ho disegnato. Uno sono le onde che vi aspettate nel mezzo del mare, una cosa che parte liscia e continua ad oscillare con delle piccole ondicine, niente di particolarmente diverso, che si mantiene per tutto il tempo. Questo è un comportamento stabile, quindi come in un pianeta che continua più o meno a girare sulla sua stessa orbita senza fare nulla di particolarmente esotico. E qui invece vedete un comportamento molto più caotico, in cui parto da un'onda bella liscia e inizia ad agitarsi sempre di più,
oscillare magari con delle oscillazioni più piccole ma di frequenza molto più rapida. E quello che noi volevamo vedere era la coesistenza di questi due fenomeni. E, si sapeva, c'erano in giro delle idee per trattare queste cose e questo era più o meno la base del progetto. Queste erano le idee dietro. Va bene, e aspettate, c'è l'ultima immagine. Qua, vedete, il proposito era il surf, come dicevamo prima. Parte dalle onde lisce e poi si arriva. Questa cosa la diceva sempre Walter Craig, che è stato uno dei pionieri del nostro campo, mi faceva sempre molto ridere. Il nostro scopo è fare il surf. Vero. Ma tu fai il surf? Sei incapace. Però forse quando avevo 18 anni qualcosa di meglio riuscivo a fare. Gabriella, se tu dovessi raccontare appunto in poche parole alla fine del progetto che cosa hai ottenuto, quale avanzamento ci hai avuto nella conoscenza per tutti, diciamo. Beh, allora, mi sono trovata molto con quello che hanno detto Susanna e Michela, in particolare vero il fatto di avere a che fare con tanti giovani e anche un po' lasciarli per la loro strada, comunque ti arricchisce, ti fa imparare, ti fa diventare grande. Se volete posso molto molto brevemente, ma proprio con un disegno, certo, cercare di far capire un po' qual era lo scopo del progetto. Allora, lo scopo del progetto era cercare di dimostrare l'esistenza del caos di cui ha parlato Michela, in questo caso nel problema degli anticorpi, però planetario. Planetario significa un po' simile al nostro sistema solare, con una grande massa, il Sole e tante piccole masse. Su questo sistema tutti alla scuola abbiamo studiato le leggi di Keplero, ma le leggi di Keplero sono delle leggi approssimate, meglio sono vere solamente se ci fosse solo Terra e Sole. Nel momento in cui ci sono altri 7 pianeti e poi altri pianetini, non sono più vere, sono approssimate. E il fatto che siano approssimate dà la possibilità che ci sia il caos. Come si misura il caos? Ci sono tanti modi per misurarlo, ora non vorrei parlare di teoremi matematici perché non è il momento, però forse una figura. Sì. Dunque, una figura, dove ce l'ho? No, credo di... Aspettate... Se ce l'hai aperta, a volta ce l'ho aperta, ma non riesco a. Come devo fare? No. C'è la screen e poi. O tutto lo schermo, tanto se ce l'hai aperta, la vedi. Allora. Se non vuoi condividere tutto lo schermo, ci sono due opzioni in alto quando apri la finestrina. Se no. Destra o l'inquietta di Chrome. Allora, facciamo share screen, ok, schermo, ecco, ok, ora ci sono. Allora, come si vede ad esempio il caos? Ad esempio in questa figura qui, eccola qua. Allora, qui queste sono orbite di un certo problema dei tre corpi, in cui il numero di gradi di libertà è opportunamente semplificato, ma non è così piccola da non poter vedere il caos. Ci sono alcune orbite che appaiono molto regolari e qui il caos non si vede. Altre che appaiono tutta questa nidiata di puntini, queste sono orbite che un po' vanno ovunque, dove loro desiderano, e questa è un po' l'immagine del caos. Diciamo che se no, sto sbagliando, ecco qui, se vogliamo misurare il caos possiamo fare uso di diversi
diversi indicatori che sono noti. E ad esempio quello che si vede facendo uno zoom in quella parte del grafico dove si vede tutta quella nidiata di puntini è che ci sono orbite... Che però ti comunico che è scomparso in questo momento. Sì, è scomparso perché l'ho tolto perché mi stavo trovando in difficoltà per la condivisione, quindi lo descrivo un po' a parole. E quindi, e niente, facendo uno zoom si riesce a vedere che ci sono un po' orbite che vanno un po' come vogliono. Riuscire a dimostrare veramente matematicamente che questo succede è veramente molto difficile. Si riescono però a fare dei calcoli molto sofisticati di origine numerica. Quelli che vi ho mostrato non li ho fatti io, li hanno fatti due miei collaboratori molto bravi, Sara Di Ruzza e Jerome Daken, in cui hanno dimostrato con i loro calcoli che appunto il caos esiste, ad esempio, nel problema dei tre corpi. Non mi addentro nella descrizione matematica, no, perché non è proprio la sede adatta. No, però insomma un'idea sicuramente ce la siamo fatta, no? Penso. Certo. E invece, Susanna, te come... diciamo alla fine del progetto, no? Cioè all'inizio sei partito delle idee, no? Alla fine del progetto cosa hai portato a casa, diciamo, no? E cosa pensi di aver dato alla comunità scientifica? Dal punto di vista dei risultati matematici sì, matematici, sì. Scientifici, diciamo, in generale, ecco. Scientifici. Una dei risultati, degli ultimi risultati che abbiamo ottenuto, sempre con dei collaboratori, era relativo a queste spirali che ho, diciamo, mostrato mentre giravano. Non so se si vede la mia figura. Si vede? No. Posso rimettere le spirali, però. Devo ancora scegliere che cosa condividere, va bene, non lo so, cosa devo condividere, lo schermo intero. Eccola qua. Adesso si dovrebbe poter vedere una spirale, certo. Un disegno. Ecco, sì. Allora adesso un disegno in cui non si capisce niente. Queste sono le densità, è un disegno congiunto delle densità di tre popolazioni che competono in modo asimmetrico e si spartiscono, sono ferocissime, cattivissime l'una contro l'altra, però ce n'è una che è più cattiva delle altre, soprattutto una è più cattiva delle altre nei confronti della seconda, ok? E in questo modo cosa succede? Che siccome sono cattivissime, non possono mai due popolazioni convivere nella stessa posizione e quindi si spartiscono il territorio e le zone gialle, se si vedono qua, le zone verdi sono dove c'è poca popolazione, rosso c'è tanta popolazione, non importa se è la numero 1, 2 o 3. La zona gialla è dove ce n'è poco. Ecco, dimostrare che questa terra di nessuno che viene lasciata libera da questa competizione fortissima, asimmetrica, forma delle spirali logaritmiche, questo ha richiesto molto, molto lavoro, moltissima pazienza ed è stato uno dei nostri risultati che abbiamo ottenuto in collaborazione con Gianmaria Verzini e Alessandro Ziglio. Ecco, questo per dare un esempio. La grande fatica, oltre a riconoscere il fenomeno, la grande fatica sta nel dimostrare rigorosamente che quel disegno che ti è venuto fuori davvero è una spirale, che c'è un'analisi asintotica, che c'è un limite e che in questo limite compaiono delle forme e che queste forme, guarda caso, sono proprio delle spirali logaritmiche. Ecco, questo appunto non è, diciamo, dal punto di vista espositivo lo fai vedere con un disegno, ma quel disegno veramente è costato... camicie, magliette di sudore
Ecco, quindi diciamo d'altra parte questo è un pochino il mestiere del matematico, diciamo la battaglia fra l'esercito di tante idee intuitive e poi la costruzione con pazienza, mattone dopo mattone, del castello del ragionamento rigoroso. E questo appunto è diciamo il contributo che poi il matematico dà alla, diciamo, agli altri, e questo castello si spera che sia un castello bello, interessante, non banale, che possa, e quando la ricerca riesce è perché appunto in quel castello in realtà riescono a convergere tante altre idee, tanti altri fenomeni, quindi quel paradigma che uno ha formato è comune a diversi altri fenomeni. Questo è un po' quello che mi piace o che piace in generale ai matematici. Se poi in più viene descritta anche una situazione reale, uno è doppiamente contento. Benissimo, grazie. Grazie Susanna, grazie Michela, grazie Gabriella. Ci avviamo a passare al prossimo evento. E rimanete qui con noi, chiaramente potete o scegliere di continuare a rimanere con noi o seguirci su YouTube, su Facebook, dove vi pare a voi, però potete anche rimanere nel background. Adesso passiamo al prossimo diciamo evento di questa giornata, che è la lezione di piano di Ingrid Carbone, quindi adesso vi lascio con lei e ci sentiamo quando finisce la lezione. Grazie. Ciao. Grazie. Sono onorata di essere qui con voi oggi per festeggiare questa giornata così importante per i matematici, per le donne matematiche. Io sono qui nella duplice veste di pianista e di matematico e di matematica e sono stata invitata a tenere questa lezione di piano, nella quale prima di suonare vorrei trasferirvi e raccontarvi la mia duplice esperienza di matematica e di pianista attraverso delle considerazioni che sono strettamente personali, ma che ho il piacere di condividere con voi. Sono delle considerazioni che io ho fatto e che faccio comunque da tempo, anche stimolata da alcune interviste davvero interessanti che ho rilasciato a dei musicisti, musicologi e anche matematici. Ora, la matematica e la musica hanno tanto in comune, ma parlando della mia esperienza personale posso dire che ciò che le accomuna, o so, se volessimo parlare in termini matematici, la loro intersezione, il massimo comune divisore, è costituito da disciplina, passione e determinazione. La disciplina è fondamentale perché il lavoro per costruire una preparazione per il pianoforte, per suonare il pianoforte, ma anche per costruire una preparazione in matematica, è una preparazione lunga. Il lavoro è lungo, serve del tempo, bisogna lavorare ogni giorno. Certamente lo strumento è più complesso perché bisogna davvero lavorare tutti i giorni e tante ore al giorno, però bisogna lavorare, diceva Edison, un genio è 1% ispirazione, 99% traspirazione. Queste percentuali sono state anche leggermente variate, ma comunque questa verità, sacrosanta verità, è stata spesso e volentieri utilizzata da grandi musicisti, direttori d'orchestra, per sottolineare che il genio, la genialità, non è sufficiente se non è accompagnata da un lavoro serio, duro e costante. Ricordo quando ero bimba, appena entrata in conservatorio, io vedevo le bimbe un pochino più grandi di me che usavano il pedale.
A me non era stato ancora consentito, non mi era permesso, non mi era stato insegnato. Io aspettavo pazientemente quel momento e quando arrivò quel momento mi sentii di aver raggiunto chissà quale traguardo. Ecco, disciplina vuol dire anche fare quello che i maestri a cui ci affidiamo ci stanno dicendo. Io sono stata fortunata ad aver avuto in conservatorio una formazione eccezionale, affidata a dei docenti straordinari. Ovviamente questo lavoro così lungo non può non essere accompagnato da una fortissima passione, perché chiaramente un lavoro lungo, costante, in cui tutto è necessario, tutto quello che si fa anche in matematica, nulla si butta via, tutto si costruisce poco 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 alla volta, ecco, per non annoiare, o addirittura non diventare addirittura antipatico, deve richiedere davvero grande amore e grande passione. E poi c'è la determinazione. Bisogna essere determinati per studiare uno strumento, determinati anche per studiare matematica. Probabilmente io adesso mi sto rivolgendo a un pubblico, a un auditorio un po' misto, diciamo, saranno colleghi matematici, ma immagino e spero anche studenti universitari e anche studenti di scuola che potrebbero decidere o stanno valutando di iscriversi a matematica. Ecco, la determinazione è fondamentale. Non bisogna mai, mai scoraggiarsi, avere sempre obiettivi, accettare sempre le sfide. Questo è un insegnamento che io ho ricevuto dai miei genitori, cioè mai mollare, mai gettare la spugna e mettersi sempre in gioco. La mia vita è fatta da continui obiettivi. Oggi ho un obiettivo, o magari più di uno, raggiunto il quale ce n'è subito, almeno un altro successivo. Ma oltre a queste tre caratteristiche, c'è un altro aspetto che accompagna la mia matematica, la mia musica e la mia vita, e cioè la necessità, il desiderio, il piacere di condividere quello che so. Quando io entro in classe e prendo in mano i miei gessetti colorati, io sono lì per motivare i miei studenti, non sono lì per dare quattro regole o fare una dimostrazione, io sono lì per stimolare l'interesse degli studenti. Sono lì per far capire agli studenti che quello è un discorso che si inquadra in un progetto più ampio. Non gli fornisco un francobollo, cerco di spiegare qualcosa, di dare una visione sempre larga e ampia di quello che sto facendo. E quando io suono, ovviamente, certo, suonare già significa comunicare, già significa trasmettere al pubblico, però a me non basta, tra virgolette, nel senso che attraverso una formula che io chiamo conversazione concerto, io cerco di coinvolgere in tutte le maniere il pubblico, facendolo entrare nel pezzo che sto per eseguire, fornendo degli spunti, delle riflessioni, delle considerazioni, dei suggerimenti che possono essere utili per l'ascolto e che danno al pubblico la possibilità di capire meglio quello che sto suonando e spero anche quello che provo suonando. E penso di aver parlato abbastanza, quindi adesso è arrivato il momento di passare proprio alla mia conversazione concerto, alla lezione di piano. Il brano che ho scelto per oggi, per voi, è Les Jeux d'eau à la Villa d'Este, Giochi d'acqua a Villa d'Este di Franz Liszt. È un brano a me molto caro, anche perché venerdì prossimo esce il mio ultimo CD e questo brano è contenuto proprio in questo CD. Ora, questo è un brano estremamente significativo, non solo nella produzione listiana, ma nella letteratura pianistica. Questo è un brano scritto da Liszt quando soggiornava a Tivoli. Liszt ha amato tanto l'Italia, ha vissuto moltissimo in Italia. Questo brano è tratto dal terzo volume degli Années de Pèlerinage e il secondo libro è dedicato interamente all'Italia. E il terzo libro contiene diversi brani dedicati proprio alla Villa d'Este. E questo brano è un brano dedicato alle fontane, agli zampilli,
alle cascate, alle vasche di Villa d'Este a Tivoli. Nessuno prima di lui era mai riuscito a rendere in una maniera così efficace, così chiara, così precisa l'effetto delle sonoro e, fatemi dire, anche visivo, a rendere i colori dei giochi delle acque, i suoni e i colori. Vi faccio sentire l'inizio, proprio per darvi l'idea di come, lavorando sul registro acuto, come vedrete, medio acuto, per una gran parte del brano, e con queste sonorità così cristalline, quasi eteree, l'effetto sonoro è davvero straordinario. Inizio il brano e lo inizio lentamente, quasi come prima lettura, e poi accelero alla velocità a cui poi che sarà la velocità di esecuzione, proprio per farvi apprezzare come una formula apparentemente semplice, elementare, in realtà con la velocità e col tocco diventi qualcosa di straordinario. La presentazione di questa villa straordinaria, del parco e delle acque di questa villa straordinaria. Ma il brano non ha soltanto i giochi di acqua, perché durante questi giochi di acque anzi, si inserisce poi della melodia. Ci sono dei frammenti, brevi frammenti melodici che vengono presentati e poi vengono ripresi in maniera geniale da Liszt. Ecco, il primo semplicissimo. Quindi è con le due mani. E questa melodia, che poi sentirete poi durante il brano ripresa, Liszt la aggiunge ad un ulteriore gioco di acque, quindi le voci diventano tre, le mani sono due, ma i giochi diventano tre, e questa melodia passa alla parte interna, scende di un'ottava della sinistra, e quindi diventa... apparentemente così semplice, ma bellissima nella sua semplicità. E prima di arrivare alla fine del brano, però, vorrei darvi un altro paio di spunti di riflessione. Uno che basta leggere quello che aveva scritto Liszt, ci ricorda che questo è vero, è un brano dedicato alle acque, ma è un brano mistico, un brano religioso. La religiosità ha accompagnato tutta la vita di Liszt, che voleva già prendere gli ordini, i voti, da ragazzo, e fu dissuaso dalla madre. Ma poi, arrivati in età avanzata, questo richiamo forte era diventato irresistibile, e gli ultimi 20 anni della propria vita all'incirca li trascorse proprio a Roma, dopo aver ricevuto la tonsura e l'ordine dei frati francescani, frati minori francescani. Liszt
Christ scrive di suo pugno una parte, un brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni 4,14, è una parte che dice proprio questo: anzi, è l'acqua che gli darò sarà in lui sorgente di acqua che zampillerà per la vita eterna. Ora, questo ci fa capire che l'acqua è un tramite. L'acqua è un tramite perché nel Vangelo secondo Giovanni si parla proprio dell'acqua della vita. E infatti in tutto questo gioco, in questo divertimento di acque, c'è una parte che ha una sua valenza mistica, una valenza assolutamente lirica, intima, riprendendo i temi che avevo fatto sentire precedentemente, però abbandona per un attimo questo sfavillio e si richiude un attimo in sé. Si percepisce in maniera assolutamente straordinaria. Elaborata e sviluppata questa parte più intima, meno sfavillante da un certo punto di vista, meno pirotecnica, si raggiunge il climax in un punto in cui Liszt abbandona, nel senso che si sposta dal registro acuto, casca su un registro grave. Quando dico casca, io percepisco proprio le cascate, perché quando passa da registro acuto così. Acqua che si sposta e che cade in una vasca e che poi attraverso un'altra cascata va da un'altra parte e così via. E una volta arrivati in questo registro grave si sentono come delle esplosioni. Io percepisco proprio immagino e vedo come dei giochi di artificio, non li chiamo fuochi d'artificio perché non sono fuochi, ma sono come dei giochi d'artificio fatti con le acque, perché solo così io riesco a giustificare questi colpi che sembrano un'esplosione con una coda. Quindi, giusto per anticiparvi qualcosa. Ma spero di avervi incuriosito a sufficienza per stimolare un po' l'ascolto di questo brano straordinario di Franz Liszt. Quindi per voi, Léger Do alla Villa d'Este di Franz Liszt.
Che meraviglia, Ingrid ci ha veramente deliziato con la sua musica. E adesso con cosa continuiamo a deliziarci, Chiara? Il microfono, Chiara, il microfono. Grazie. Continuiamo a deliziarci con un'intervista di Elisabetta Strickland, che è una delle ambasciatrici del Committee for Women in Mathematics per l'Italia dell'International Mathematical Union. Non ci possiamo in realtà nascondere anche le difficoltà che le donne incontrano in tanti ambiti professionali, e Elisabetta ce ne parla in maniera onesta, indicandoci anche delle possibili vie d'uscita, e la intervista per noi Roberta Natalini. Siamo qui con Elisabetta Strickland, che è professoressa al Dipartimento di Matematica dell'Università di Roma Tor Vergata ed è ambasciatrice dell'Italia presso la Committee of Women in Mathematics e International Mathematical Union. E oggi vogliamo parlare con Elisabetta di questo Global Gender Gap Report, che è, appunto, ha avuto la sua nuova edizione il 31 marzo scorso. Ecco, intanto, che cos'è questo report e chi è che lo promuove? Guarda, è essenzialmente un misuratore di progressi o disparità esistenti tra uomini e donne relativamente ai temi della salute, l'educazione, l'economia e la politica. Sono quattro direzioni, altrimenti non si capisce come mai ci siano tanti indici in questo report. Il report, voglio far notare, non è che redatto dal World Economic Forum, viene presentato in quell'occasione, tra l'altro quest'anno, come sappiamo, era online, non era a Davos, ma c'è una equipe di persone, tra cui un italiano, Roberto Crotti, che si occupa di questo, di fare questo report, calcolare questo indice. Allora, loro hanno cominciato nel 2006 con 107 nazioni, adesso siamo a 156 nazioni questa volta, se ne sono aggiunte tre nell'ultimo report, Afghanistan, Guyana e Niger, e per essere presi in considerazione bisogna avere dati per almeno 12 degli indicatori che servono a calcolare l'index. Ora, va sottolineato che deve essere per loro un lavoro da certosino, perché loro raccolgono una quantità immensa di dati e poi li distribuiscono ovviamente nelle quattro aree che abbiamo dette, e l'Italia, ai noi, e sì, quest'anno è migliorata, sta al 63° posto, ma è fanalino di coda tra le nazioni europee. Questo è, diciamo, una cosa su cui dovremmo riflettere, anzi sottolineare che i motivi essenziali dedotti da una lettura di questo report è che abbiamo una presenza diciamo inferiore a quella che dovrebbe essere nell'area STEM, nelle scienze, diciamo, dure, e soprattutto la situazione politica ed economica del paese, che ben conosciamo ai noi, ma il fatto, per esempio, che noi non abbiamo mai avuto una
presidente del Consiglio donna e una presidente della Repubblica donna è un handicap enorme in questo indice. E tant'è vero che le prime tre nazioni in classifica, Islanda, Finlandia e Norvegia, tutte e tre hanno una presidente donna. Questo anche dovrebbe far riflettere. Però per quanto riguarda noi matematici, vorrei sottolineare che la sottorappresentazione delle donne nell'area STEM è un handicap enorme. Ed è il motivo per cui noi siamo, uno dei motivi principali per cui noi siamo al 63° posto nella classifica. Oddio, potremmo anche tirarci su morale pensando che la Cina è al 107° posto, però non è questo il punto. Le nazioni europee ci premono, no? E non possiamo essere da meno di Francia, Germania, Gran Bretagna. Io penso che noi abbiamo tutti i numeri, nel senso dei numeri, e quindi dovremmo, diciamo, cercare di capire come migliorare la situazione. Per migliorarla dobbiamo aumentare la presenza delle donne nelle aree maggiormente considerate in questo momento, quindi information technology, tutta quest'area qui, e soprattutto diciamo cercare di capire come farle arrivare nelle posizioni apicali, perché questo è un altro handicap che abbiamo. Noi non abbiamo molte donne nelle posizioni apicali perché abbiamo un soffitto di cristallo che non finisce più. La situazione sta migliorando, ovviamente, tant'è che siamo saliti un po' nella classifica, ma essere saliti dal 76° posto al 63° non mi sembra un dato molto incoraggiante. Tra l'altro, globalmente, su tutto il mondo, sembra che ci vorranno 135 anni per raggiungere la parità overall, cioè globalmente. Questo significa che noi non la vedremo questa parità. Ho capito, ma magari si potrebbero trovare dei correttivi. Ecco, quali potrebbero essere, secondo te, delle azioni immediate che si potrebbero proporre a livello politico per cercare di migliorare la situazione? Beh, ci ha pensato il Presidente del Consiglio e i suoi collaboratori, cioè nel Recovery Fund sono previsti fondi per le donne e il mondo digitale. Ora, è lì che bisogna battersi, cioè mettere più donne in queste aree, che sono quelle in cui attualmente c'è più lavoro e richiesta di lavoro. Questo è molto importante. Quindi io ritengo che, siccome siamo sulla linea di farle le cose, cioè non è che siamo stuck, cioè bloccati da qualche parte, è importante che stiamo appresso al Recovery Fund. Ci pensa la ministra Bonetti, la quale è stata molto brava in un'intervista a dire che la insufficienza di donne nell'area STEM è il nostro handicap maggiore. E più chiara di così non poteva essere. E un'altra cosa, Elisabetta, secondo te che cosa si può dire a una, per esempio, a una donna giovane, a una studentessa che sta alla scuola superiore, sta cominciando l'università, per il futuro? Ecco, come si può regolare, cosa deve pretendere giustamente per poter andare avanti? Che lei possa intraprendere una carriera in cui non ci siano blocchi. Cioè c'è questa dizione inglese che a me piace molto, però il pipeline che perde, cioè il tubo che perde gocce, comincia la loro carriera, poi improvvisamente si trovano bloccate per una serie di motivi. Non ultimo il fatto che in Italia c'è scarsa organizzazione per la cura, per le attività di cura. Cioè, per poter fare una carriera, una donna deve essere intanto brava, cioè lavorare, ma poi deve avere anche un supporto strategico, cioè asili nido, fondi per poter... Abbiamo visto quello che è successo durante la pandemia. La pandemia è stato un disastro anche da questo punto di vista. Se uno pensa che il 5% di tutte le donne con un lavoro lo hanno perso, va bene? E mentre gli uomini 3,9%, quindi questa è una statistica molto precisa. Allora, perché l'hanno perso? Perché molte si sono trovate a non riuscire a gestire, già difficile comunque anche prima, diciamo l'equilibrio casa-lavoro. Dovevano stare a casa a seguire la didattica a distanza, sappiamo benissimo tutto quello che è successo. Chiaramente i dati ancora non sono tutti raccolti, anzi sono una piccola parte, ma quello che verrà fuori, che è un disastro. Ecco, io penso che quello che si debba dire a una ragazza giovane: rimboccati le maniche, lavora sodo, speriamo veramente che questo governo metta in pratica i buoni propositi che ha esternato, perché allora forse riuscirai a non avere
i tanti problemi che hanno avuto, ad esempio, queste ragazze durante questa pandemia, se uno calcola che abbiamo dovuto attivarci con tutta la comunità delle donne scienziate europee per fare un documento che è stato firmato da più di 1000 persone, in cui abbiamo chiesto il prolungamento delle posizioni precarie per le giovani ricercatrici. Questo è molto importante, perché una che avesse una posizione di un anno, per dire, poiché un anno è durata almeno la parte centrale della pandemia, si è trovata malissimo, non ha potuto andare a convegni, fare conferenze soltanto online, ma insomma su questo è un altro argomento che sai che è molto doloroso, ecco, e poi speriamo che passi la pandemia, questa è la cosa principale. Questo ce l'auguriamo tutti. Allora senti, grazie Elisabetta per questo contributo molto importante di conoscenza. Come lo ripasso di nuovo, abbiamo sotto il link per potersi scaricare questo report, che è abbastanza dettagliato e voluminoso, e anzi grazie Elisabetta di averlo letto per noi, di averlo commentato. Credo che sia un'iniziativa da continuare a seguire anche nei prossimi anni, sperando che l'Italia faccia i progressi che abbiamo auspicato. E grazie di tutto. Ciao, grazie Elisabetta. A te caro, buon lavoro. Eccoci qua. Allora, dopo queste analisi, anche piene di speranza, diciamo di ottimismo da parte di Elisabetta, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa giornata, che è il TED di Sandra Lucente. Barbara, che ci presenterà Sandra? Sandra è una scrittrice, bravissima in queste cose, e che cosa fa? Beh, ci racconta che matematica, sostantivo femminile singolare. Ecco, e allora vediamolo insieme. Io me lo ricordo quel luglio del 2017. Ero a Firenze, ero su un autobus e guardai il cellulare. La mia bolla social era piena di post esterrefatti dalla notizia della scomparsa di Miriam Mirzakhani, la giovanissima e bravissima matematica che solo 3 anni prima aveva vinto a Seul la medaglia Fields. Io stavo andando a una scuola di danza e quando entrai ebbi la consapevolezza che c'era qualcosa di simile tra quello che vedevo e l'intervista che Miriam aveva rilasciato 3 anni prima al Guardian all'indomani del premio. In quella intervista Miriam diceva: la bellezza della matematica si rivela a chi la insegue con pazienza. Non era solo la strana coincidenza che mi capitava di vedere in quel momento tra i vari tulle bianchi e questi fogli giganteschi che Miriam riempiva di forme che sarebbero poi diventate formule. Era anche quella quotidianità dell'impegno di una sala di danza, della pazienza che ci vuole per generare la bellezza. La stessa che Miriam raccontava della matematica era quella che sperimentano le ballerine quando provano una coreografia o quando ne inventano una. È la stessa del musicista quando prova e riprova una composizione finché non genera appunto bellezza. O possiamo pensare più in grande, un poema, un affresco. Anche qui il poeta, il pittore, cosa fanno? Generano bellezza inseguendo con pazienza. Oh, pensiamo più in piccolo. Il ricamo, punto dopo punto, per generare bellezza. Io sono cresciuta proprio qui. Sono cresciuta in questa casa piena di ricami, di ricamatrici, e non ho mai chiesto perché stai ricamando. Quindi mi pare molto strano quando la gente mi chiede
perché hai scelto matematica? Io non conosco questa risposta. Io so cos'è un lenzuolo, so cos'è un centrino, so cos'è un cuscino, so cos'è un teorema, so cos'è un problema, so cos'è un'equazione. Ma cosa sia il ricavo, cosa sia la matematica? Beh, questo veramente non lo so. So che entrambe queste arti hanno gli insegnanti, hanno la tecnica, ma questo non ancora rivela il segreto del loro essere. Matematica, sostantivo femminile, singolare. Quando vivevo qui ero indecisa tra matematica e filosofia. In qualche modo credo, a proposito di sostantivo, che abbia scelto matematica per avvicinarmi di più a una qualche sostanza. Giorno dopo giorno ho studiato l'aritmetica, la geometria classica, l'algebra, la geometria moderna, la mia amata analisi, la topologia. Ecco, anche questo, no? È una lista, come punto incrocio, punto intaglio, punto erba, punto lanciato. E come quando si ricama, si ha in mente, sì, l'idea di una realizzazione finale. Ma in realtà si è concentrati sul punto stesso. Credo di aver studiato esattamente in questa maniera, con la sola differenza che forse con la matematica questa realizzazione finale non la si vedrà mai, si vedranno tante volte realizzazioni intermedie, com'è davvero come quando ricami, che prima hai da vicino lo sguardo, poi ogni tanto ti metti e guardi da lontano. Prima sei concentrato sul passaggio di una dimostrazione, poi è fondamentale quel momento in cui guardi il tutto da lontano e scopri come quel passaggio si armonizza con il tutto. Di certo si prosegue definizione per definizione, domanda per domanda, per arrivare a una qualche verità dimostrata dalla nostra mente. E contemporaneamente quella diventa la dimostrazione di una verità sulla nostra mente, sul pensiero umano. Quando prima ho fatto la lista, però, delle discipline della matematica, mi sono resa conto che sono tutte femminili, o quasi tutte. Ma di certo quelle che ho detto prima lo erano, no? L'analisi, la geometria, l'algebra, la topologia. Già, sostantivo femminile. È femminile anche la parola scienza, la parola chimica, la parola fisica, informatica. E siccome un po' mi piace credere che le parole non mentano, allora mi verrebbe da dire alle ragazze che stanno tessendo i propri sogni su questa disciplina, di non rinunciare assolutamente, anche quando non vedono una visione globale. E so che sono concentrati lì sul pezzettino racchiuso da quel momento di studio. Ecco, dobbiamo essere convinti che c'è una relazione tra i vari settori della matematica, una chiacchiera tra queste femminilità. Assomigliano un po' proprio ai fili del ricamo, no? Questi colori diversi. Ed è proprio quando si mischiano, quando si incrocia un filo rosso con un filo verde, quando si mettono insieme questi vari colori, quando l'algebra incontra l'informatica, quando l'analisi incontra la fisica. Ecco, è proprio allora che la matematica in qualche modo si rivela. Dunque, sostantivo, femminile e poi singolare. Il genere è femminile, il numero è singolare. Certo, se mischiamo semantica e sintattica non ci capiamo più niente. Come fa a essere
un numero singolare, la materia che di numeri ne contiene infiniti e infiniti di infiniti? Singolare deve voler dire qualche altra cosa sulla matematica, sicuramente vorrà dire eccezionale. Perché è decisamente singolare il modo in cui la matematica è capace di descrivere il mondo. È decisamente singolare il fatto che i modelli matematici in qualche modo prevengano la nostra descrizione dei modelli fisici. E ancora è singolarissimo come una macchina astratta sia poi diventata l'architettura della tecnologia moderna. È singolare, insomma, il modo in cui la matematica viene da noi e poi torna a noi. Su questo, devo dire la verità, sono un po' più portata sul mostrare, sul comunicare la matematica, che è di nuovo qualcosa legato al ricamo delle tende, no? La tenda, il ricamo della tenda, si guarda dall'interno di una stanza, ma anche dall'esterno, soprattutto se apriamo le finestre. I matematici adesso hanno iniziato a farlo, hanno iniziato a voler far passare quella luce che fa sì che nuovi, non voglio dire adepti, ma nuovi curiosi, ecco, vengano a visitare questa stanza. E poi queste tende devono essere per forza come queste, a punto intaglio, deve essere proprio sempre mostrato quando comunico la matematica quello che manca ancora, perché proprio chi ancora non ha visitato la stanza della matematica che può darci delle nuove risposte, delle nuove immagini. Mi viene in mente allora un'altra frase di Miriam Mirzakhani che diceva che i ragazzi devono dare alla matematica una reale possibilità. Questa reale possibilità deve rivelarsi non solo parlando della sostanza della matematica, che forse mi resta indescrivibile, sicuramente anche parlando della sua singolarità, ma perché no, anche un po' della sua femminilità. Che omaggio meraviglioso a Mariam e a tutta la matematica che ha fatto Sandra. E, allora, siamo arrivati alla fine di questo evento, e quindi è il momento dei ringraziamenti. Scusate, ringrazio innanzitutto il pubblico di aver festeggiato con noi il compleanno di Mariam Mirzakhani, perché siamo qui per questo. E poi ringrazio, a proposito di Mariam, Alice Milani, che è la disegnatrice della nostra magnifica locandina, insomma, della nostra, il disegno che avete visto tutti, che rappresenta proprio Mariam in un momento matematico, ma con la figlia, un bellissimo poster. E poi ringrazio tutte le matematiche che sono intervenute, a partire dalla ministra Bonetti, che magicamente ha subito citato quelli che sono stati i due fil rouge in fondo di questo evento: la creatività nella matematica e l'inclusività. No, la creatività l'abbiamo vista, tutte le, abbiamo avuto un'attrice, una pianista, una scrittrice, una storica dell'arte e poi tre matematiche che hanno messo la loro creatività proprio nella matematica di più, no? Vincendo questo riconoscimento così importante. E, credo di aver ringraziato tutti, non mi resta che concludere dicendovi, dandovi un arrivederci, speriamo al prossimo anno e al prossimo festeggiamento. Arrivederci a tutti.